Benvenuti, oggi è mercoledì 30 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.27 e tramonta alle 19.34. La luna sorge alle 9.20 e cala alle 21.19. Oggi si celebra il beato Alfredo Ildefonso Schuster. Il nome Alfredo ha origine tedesca e significa nobile e saggio nella pace. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è il bianco, la pietra è il diamante e il metallo l'oro. Siete pronti per scoprire un segreto per avere una chioma lunghissima come la mia? Che oggi ho raccolto, vabbè, fa caldo. Dovete preparare una maschera a base di patate. Sbucciate e tagliate una patata, poi frullatela per ottenere una purea. A questa aggiungete dell'acqua e mescolate per amalgamare il tutto. Successivamente filtrate la purea per separare il succo di patata, che servirà per un impacco da applicare direttamente sul cuoio capelluto. Dopo averlo lasciato in posa per 15 minuti, lavate i capelli con uno shampoo delicato. Sono 51 le candeline per l'attrice americana Cameron Diaz. Dopo l'esordio da modella, entra nell'Olimpo di Hollywood. Al cinema sbarca col film The Mask, da zero a mito, con Jim Carrey. Alla fine degli anni 90 viene scritturata in pellicole di successo, quali Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary e Charlie's Angels. Nel 2018 incontra il grande amore, il musicista Benji Madden, e si ritira dalle scene per dedicarsi alla carriera di moglie e mamma. Cifra tonda, 50 anni per la giornalista e conduttrice TV Ilaria D'Amico. Specializzata nel ramo sportivo, ha anche seguito la cronaca politica italiana e internazionale. Ha lavorato per la RAI, la 7 e Sky Sport. Dal 2013 è legata al numero uno dei numeri uno, Gigi Buffon, col quale ha un figlio. Infine oggi compie 51 anni l'ex calciatore ceco Pavel Nedved. In Italia, dal 1996 al 2009, ha giocato come centrocampista nella Lazio e nella Juventus. Ha vinto il Pallone d'Oro nel 2003, quando raggiunse la finale di Champions contro il Milan, che però non giocò, essendo stato ammonito nella semifinale contro il Real Madrid de Galacticos. Dal 2000-2006 è stato capitano della nazionale ceca, con la quale è stato vicecampione d'Europa nel 1996. Ed è anche ex vicepresidente della Juve. Attualità, politica, spettacolo e tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense, trasmesso dalla CBS. Il programma è andato in onda per la prima volta il 30 agosto del 1993, negli studi dell'Ed Sullivan Theatre di Broadway. Sembra che sia ottimo per creare una barriera tra la pelle e il mondo esterno, impedendo un contatto diretto con fattori come i raggi UV, l'inquinamento atmosferico e lo smog. Ma come sempre, ricordate di struccarvi ogni sera, perché una buona routine di pulizia è fondamentale per avere una pelle sana. Sentiamo cosa ci riserva l'oroscopo di oggi con Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi luna congiunta a Saturno in pesci. Tutto si fa un po' più serioso, vediamo come. Ariete, ebbene, ora è il caso proprio di smascherare una persona che vi gira attorno da un po', magari attaccandola e facendogli dichiarare i propri sentimenti, ve lo dovete. In fondo questa sarà una battaglia molto divertente. Marte in opposizione vi crea un po' di stress e di insicurezza emotiva, siate bravi a superare. Toro, la giornata di oggi è una giornata un po' più dolce delle precedenti, proprio perché la Luna diventa vostra amica e Saturno finalmente vi dà una soluzione pratica e oggettiva su come mettere a posto alcune beghe professionali e lavorative. È un po' faticoso per adesso per voi Toro, con Giove che spante tutto e Urano che complica ogni cosa. Siete sereni, troverete l'appoggio che vi serve. Gemelli, Luna oggi in quadratura è con un Saturno che vi obbliga ad avere a che fare con delle situazioni familiari importanti e magari provvedere anche economicamente a tutta una serie di scadenze. Forse occorre un progetto economico che rimetta di nuovo nelle condizioni di avere un più ampio respiro e progettualità. Cancro, la giornata di oggi si fa profonda, interessante, legatissima al passato e con una stupenda luna di trigono che porta anche il soffio di Saturno nei vostri gradi, c'è qualcosa che sapientemente saprete sistemare in famiglia, nel passato, in amore e anche al lavoro, dove dovete fare un po' di marcia indietro.
Leone, giornata oggi che vede la vostra noiosa ormai Venere retrograda ferma nei vostri gradi, una certa incomprensione, una certa sensazione di essere lasciati soli dal partner o da referenti lavorativi che ancora non vi mettono nelle condizioni di brillare come vorreste. Portate pazienza, oggi la giornata non sarà molto generosa di soluzione, ma sicuramente vi aiuterà a fare uno scavo introspettivo necessario per capire dove avete impostato male le cose. Vergine, giornata di Luna e Saturno in opposizione proprio al Sole, quindi le energie solari oggi saranno fortemente stancate, esaurite forse nel trovare una soluzione importante o in un impegno lavorativo che richiede una grande mole di sacrificio. Mercurio proprio non ci sta a rendervi più dinamici e forse vi state perdendo un dialogo importante nelle relazioni o in amore. Bilancia, Marte continua a stupirvi e sgombro da sollecitazioni altre, si fa sedurre da un Plutone misterioso che vi fa cedere a una passione finalmente. Scorpione, Plutone e Marte in combutta vi danno comunque delle energie molto piacevoli. Per adesso vi state muovendo un po' circospetti, ma state per sferrare un attacco molto interessante, soprattutto verso il fine settimana che si propone ottimo. Ma la Luna in trigono di oggi vi aiuterà moltissimo a sedurre la persona che vi piace. Sagittario, Luna oggi e Saturno in quadratura, attenzione, oggi si sconsiglia qualunque tipo di firma o qualunque tipo di contrazione di affari non troppo chiari. Datevi un po' di tempo, temporeggiate e non cedete subito alla tentazione di concludere un qualcosa che vi sta a cuore, avrete tempo e modo di farlo meglio più in là. Capricorno, Luna e Saturno in sestile, solidi e concreti, vi aiutano a soluzionare qualcosa. Non viene meno la rabbia un po' marziana, ma fa pace con un Plutone che vi assicura dietro le quinte una passione a cui comunque non sapete rinunciare. Acquario, a proposito di irrinunciabilità, la Luna e le sue suggestioni vi hanno dato molto. Oggi Luna di seconda casa di Trigono che vi aiuta a prendervi una grandissima soddisfazione lavorativa. Si allarga e si estende tutto e per oggi professionalmente siete era. Pesci, giornata oggi che vede una luna impazzare nei vostri gradi che ammorbidisce Saturno e finalmente fa sentire ascoltato un Nettuno che aveva bisogno di sentirsi semplicemente amato, ed è così che vi sentirete oggi concreti e amatissimi. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione, perché Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata e troverai l'indirizzo in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Ai mondiali di atletica leggera di Tokyo, lo statunitense Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. È il 30 agosto del 1991, un primato che dopo più di 20 anni resiste ancora. Immaginate di essere a una riunione di lavoro dove si sta discutendo una questione particolarmente complessa. Dopo un po' di dibattito e discussioni, uno dei vostri colleghi pronuncia una frase chiave che risolve il problema. Tutti si rendono conto che ha colpito il bersaglio. In inglese si dice hit the nail on the head, tradotto letteralmente come colpire il chiodo sulla testa. State passando il tempo a casa senza sapere cosa fare? Ho un suggerimento per voi. Venite a trovarci su YouTube al canale Sicile Play. Jean Seberg, grazie a Jean-Luc Godard, raggiunge la fama internazionale nel film Fino all'ultimo respiro con Jean-Paul Belmondo. Negli anni 70 è all'apice della sua carriera, recitando accanto ai grandi di Hollywood come Burt Lancaster e Clint Eastwood. A Los Angeles conosce Romain Gary, scrittore e ambasciatore francese, con cui inizia una passione travolgente, nonostante entrambi siano già sposati. La sua attenzione per la causa antirazzista della Black Panther attira l'attenzione dell'FBI, che inizia una campagna di diffamazione e discredito ai suoi danni. La pressione e le persecuzioni minano la sua salute mentale, portandola a sviluppare deliranti idee paranoiche e tentare più volte il suicidio. Nel 1979, all'età di 40 anni, Jean Seberg viene trovata morta in un'auto a Parigi, in circostanze misteriose. Anche l'ex marito Romain Gary si toglie la vita un anno dopo.
Ci salutiamo con la frase del giorno: l'unica cosa che dura tutta la vita è la vita. Il resto è sempre precario, instabile, fugace. Non mancate domani all'appuntamento con l'Almanacco. Buona giornata.